Grazie Eccellenza. Volevo fare una considerazione partendo sempre anch'io dall'intervento di chiusura del segretario di Stato. Parto da questo, perché poi nella serie di risposte di repliche che sono arrivate, diciamo, è stata messa ancora carne sul fuoco. Intanto, non è vero che le critiche vengono esposte oggi la prima volta. Noi, fortunatamente, devo dire, siamo soliti mettere quasi tutto su internet e già da diverso tempo abbiamo pubblicato un comunicato che con i nostri toni soliti si intitolava Il tavolo dello sconforto. Perché? Perché quello che la mia collega Elena Tonnini ha detto prima è effettivamente ciò che per quanto ci riguarda si è verificato. Ora io voglio dire questo, citando un politico italiano che è venuto a mancare ieri, non potrò certo essere tacciato di essere mai stato un suo simpatizzante, tantomeno, però era solito dire che a pensar male si fa peccato, però spesso si indovina. Bene, quando si è dato il via alle sedute del tavolo di confronto, che per rete ha seguito, credo, sempre o quasi sempre Elena, io le avevo detto: guarda Elena, non stare a perdere una valanga di tempo, perché tanto quello che porterai in quel tavolo non varrà niente, niente di quello che elaborerai verrà preso su. Lei testardamente, come è giusto che sia, ci ha perso un mucchio di tempo, ha fatto un lavoro enorme e questo lavoro, ripeto, l'abbiamo pubblicato perché sarebbe stato un peccato lasciarlo morire nella non accettazione e nella mancanza di presa in considerazione da parte del tavolo di sviluppo. E evidentemente, forse, ma non è che io sia un preveggente, e probabilmente era evidente l'impostazione che si era dato a questo tavolo di sviluppo, che doveva essere ed è, lo ribadisco dal mio punto di vista, una copertura, come ahimè spesso viene fatto, una copertura per portare avanti, ripeto, delle legittime e sacrosante posizioni di una maggioranza che ha i numeri per governare, che però io non riesco ancora a capire bene per che motivi si è impuntata sul fatto che oramai ci deve essere una condivisione, non nel senso che questo, perché poi siamo abituati a tutti a dire che è bene fare un confronto e poi però qualsiasi argomentazione si utilizzi, ormai ho fatto un elenco anche oggi, dovrò ribadirne qualcuno anche adesso, qualsiasi considerazione si faccia viene banalizzata, no? L'ultima banalizzazione l'ha fatta adesso il collega del Partito Socialista, c'è chi si vuole chiudere in 60 km quadrati e poi il segretario di Stato ci dice che siamo noi che facciamo le nostre considerazioni perché siamo in diretta radio. Mi pare che gli spot pubblicitari vengano da altre parti. E noi abbiamo fatto una serie di valutazioni. Quella serie di valutazioni non è stata presa in considerazione. Io capisco e ripeto, ribadisco, è legittimo che una maggioranza porti avanti le sue idee di sviluppo. Certo che, come dire, ha tutto il pieno diritto, ma mi chiedo come mai ora c'è una sorta, non voglio dire di criminalizzazione, ma di additamento a coloro che continuano a dire, ed è l'opposizione irresponsabile, nessuno l'ha detto, ma fra le righe lo avete fatto ben intendere, oggi dice io non ho condiviso e continuo a non condividere, perché il mio contributo non è stato assolutamente preso in considerazione, quindi non l'ho condiviso. Ora ci si viene a dire, e io rigetto con tutta la forza che ho in corpo questa provocazione che di Felici, che ritengo squalificante per chi la fa, e ritengo questa qui sì strumentale, secondo cui adesso chi non approverà quello che verrà, qualsiasi cosa sia, perché noi non sappiamo qual è il contenuto, non avrà tenuto fede
alle sue considerazioni secondo le quali c'è urgenza di intervenire. Quindi, visto che c'è urgenza di intervenire, noi dobbiamo votare di sì a qualsiasi cosa, perché altrimenti siamo degli irresponsabili. E beh, questo io lo rigetto. E mi sembra questo un altro di quegli spot pubblicitari che credo non essere certo io, non essere certo il mio movimento, che si fa da qua dentro. Allora, se vogliamo impostare un confronto, credo che o abbiamo idee diverse anche di che cosa sia un confronto, oppure dobbiamo iniziare un po' a valutare quello che dicono le persone per quello che è. Noi abbiamo ribadito fortemente e continuiamo a ribadire una non condivisione della relazione che è uscita da questo tavolo. Con questo non vogliamo, nessuno di noi ha voluto delegittimare quello che vorrete fare. Mi pare che sia una dialettica, come dire, più che normale in un'aula consigliare. Se ci siamo incartati come, se l'aula si è incartata come ho sentito dire anche poc'anzi, probabilmente è anche per questo continuo accanimento verso coloro che non si sentono di condividere una cosa che, con la quale non sono in linea. Abbiamo impostazioni in alcuni casi anche radicalmente diverse, è difficile una composizione di queste posizioni radicalmente diverse, ma ripeto, il fatto che voi vogliate far passare questa nostra non condivisione come una sorta di demonizzazione o un attacco preventivo, io ripeto, credo che vi squalifichi. Allora, ribadiamo quello che abbiamo detto, preghiamo il segretario di Stato, che purtroppo, ahimè, Felici, è solito farlo nelle sue relazioni di chiusura, un po' beffardamente a provocare, soprattutto quando sa che i consiglieri non hanno diritto alla risposta, come nel caso di ieri. Ebbene, chiediamo di tenere, come dire, un comportamento consono e rispettoso, perché se si vuole, io sono abituato di pensare che se si vuole avere rispetto, probabilmente altrettanto se ne deve dare, e proviamo anche a rispettare la differenza di vedute, soprattutto nel momento in cui, come in questo caso, nessuno condanna nessun altro. Si sta solamente palesando con forza una diversità di vedute che sta nelle cose. Quindi vi auguro buon lavoro, procedete. Su tutto ciò su cui saremo d'accordo, ho già avuto modo di dirlo la volta scorsa, non solo voteremo a favore, ma saremo i vostri più diretti alleati, ok? L'ho detto già l'altra volta. Ma su quello su cui siamo contrari, e quindi non cercate di pubblicizzare o di richiedere o di far passare coloro che non condividono come dei demoni, perché non è così, e probabilmente all'esame di ciò che verrà fatto, se quello che verrà fatto non funzionerà, probabilmente chi non era d'accordo avrà avuto ragione, no? Grazie.